Sto pensando ai fortunati possessori di meravigliose ville affacciate sul mare. Però ogni giorno guardano lo stesso identico panorama. Se avessero una barca, anche piccola, potrebbero cambiare paesaggio ogni ora. Certo, se sono abituati a grandi residenze, hanno bisogno di una grande barca. Questa è Navetta 30 di Custom Line e forse fa proprio per loro. Ha una superficie abitabile di ben 323 metri quadrati. Sono moltissimi per uno scafo che è certificato CE entro i 24 metri. Pensate che se la sua stazza fosse calcolata come per le navi, sarebbe di 200 tonnellate di stazza lorda, cioè molto più elevata di scafi assai più lunghi. Ciò significa che hanno realizzato un'opera davvero straordinaria, con volumi abitabili superiori a quelli di molte altre imbarcazioni di pari misura. Ci sono ben 5 cabine destinate agli ospiti e 3 all'equipaggio. Rappresenta un nuovo punto di partenza per Custom Line ed è stata progettata dal cantiere insieme a designer di altissimo livello, cambiando le regole del progetto architettonico per avere il comfort di una grande dimora condito con il sapore del mare. La prima importante qualità di una residenza sul mare è la spaziosità. L'hanno ottenuta con 3 ponti più il sun deck, tutti di notevole vaglio. Ora, siccome le altezze degli ambienti interni superano di qualche centimetro i 2 metri, l'altezza dell'intera costruzione avrebbe potuto costituire un problema estetico e tecnico. Invece, guardatela, la linea è filante, un capolavoro di Filippo Salvetti che ha slanciato il profilo con abilità e astuzia, usando superfici scure che raccordano le vetrate. Per quanto concerne la stabilità, un tema importante quando aumenta l'elevazione, hanno progettato una nuova carena, l'hanno dotata di serie di pinne stabilizzatrici e hanno dato la possibilità di aggiungere gli stabilizzatori giroscopici. Insomma, anche gli ingegneri del cantiere hanno svolto bene il loro compito. L'hanno progettata con il metodo BIM, che permette di eliminare gli errori dimensionali e sfruttare al meglio ogni volume. Un'altra novità è la collaborazione con lo studio di architettura di Antonio Citterio e Patricia Viel. Sono riusciti a portare a bordo il design residenziale più attuale, ma hanno rispettato l'architettura navale. Hanno impiegato forme e materiali della tradizione nautica, ma li hanno interpretati in un modo nuovo. Molti elementi di arredo sono stati disegnati esclusivamente per questo modello. Pensate al valore di questi pezzi unici. I materiali più usati sono il legno, il cuoio, la corda. Sì, a bordo sono tutte cime, scotte, sagole, drizze. La corda è solo quella della campana, ma in questo caso, usata per l'arredamento, possiamo chiamarla anche qui corda. Ci sono zone che trovo particolarmente valorizzate, come l'area esterna a prua, una terrazza sul mare, ricca di comfort e di eleganza. Anche su Navetta 30, così come per altri recenti modelli Custom Line, c'è un collegamento che unisce la prua all'upper deck, senza soluzione di continuità. Ecco un'altra splendida area, la zona pranzo del ponte superiore, con un grande tavolo inserito in una sorta di patio. Una copertura lo protegge e lo illumina come se fosse parte degli interni. Qui possono sedere 10 persone. La luce naturale entra da vetrate enormi perché l'obiettivo è far vivere agli ospiti la sensazione di essere all'aperto, ma con il comfort di interni climatizzati. Questa zona viene definita Sky Lounge perché regala una splendida vista sul mare. L'arredamento freestanding permette di scegliere il punto di osservazione o di relax migliore, secondo la luce esterna. Il carbonio e uno stile antico si uniscono per inventare un modo diverso di unire i ponti all'esterno. Perché installare una timoneria sul fly? Questo è il posto migliore per godersi un aperitivo, anche in navigazione.
sono sorpreso di come due celebrità dell'architettura residenziale, Antonio Citterio e Patricia Viel, abbiano interpretato in maniera perfetta il design nautico. Guardate questo mobiletto con un portaoggetti dotato di sponde arrotondate e fori di drenaggio. Questo divano andrebbe misurato, altrimenti non si percepisce la sua grandezza. Meglio un bimini al posto di un hardtop per avere ombra senza alzare il baricentro. E poi ci sono tante aree coperte e una navetta merita uno spazio a cielo aperto. Sul ponte principale all'esterno il pozzetto è molto accogliente e ben riparato. All'interno l'area conviviale è arredata con un grande divano dal doppio uso, dining e living. Il salone si apre su entrambi i lati, con grandi porte a vetro che dilatano gli spazi. Il colore blu dei tessuti si sposa con quello del mare. Il televisore appare solo quando serve. Una grande storage room precede l'ingresso nella cucina, equipaggiata a dovere. Da qui si raggiunge l'area equipaggio, con 5 letti in 3 cabine, ciascuna con proprio bagno. Hanno concesso circa 30 metri quadri alla cabina armatoriale. Confrontate queste misure con quelle di altre barche, ma non con le stanze da letto delle abitazioni. In barca gli spazi hanno un'altra dimensione. Il rapporto tra le superfici domestiche e quelle a bordo è in media di 1 a 4. Avete visto il testa letto? È più largo da questo lato. Ci sono addirittura 2 comodini. Ma perché? In questo modo hanno sistemato il letto esattamente al centro dello scafo, lungo l'asse di chiglia, per sentire meno le oscillazioni. Gli arredi offrono tanti spazi di stivaggio, ma non ostacolano la visuale sul mare. E poi c'è anche la cabina armadio. Anche qui i materiali più decorativi sono il cuoio e il teak. La zona studio ha un affaccio stupendo sul panorama. Il bagno armatoriale è diviso in 3 zone, lavabi, sanitari e doccia. Il mosaico è stato realizzato apposta per questo yacht, così come le paratie, che hanno la superficie plasmata nello stesso modo. Una scala interamente di teak collega i 3 ponti, un capolavoro di stile e di tecnica. La luce artificiale ne accende la bellezza. Mi piace molto come hanno unito il gradino all'alzata, con questa dolce curvatura. Ancora uno stilema importante, guardate i profili stondati di queste porte che richiamano i passi d'uomo delle navi di una volta. Per gli ospiti ci sono 4 cabine, 2 matrimoniali speculari e 2 doppie speculari. In totale 9 posti letto perché qui abbiamo una doppia con letto a pullman. Le murate sono state lasciate volutamente inclinate, intanto per avere più spazio e poi per dare un senso più marino a questo ambiente. Il blu è quello oltremare, caratteristico della tradizione decorativa medio orientale, quello che si ricavava dai lapislazzuli. A poppa un'evoluzione del sistema brevettato Dual Mode Transom, come al solito il portellone a doppio fulcro permette alternativamente l'uso di una splendida beach area, della piattaforma immergibile e del garage allagabile, dove trova spazio un jet tender Williams 435 e una moto d'acqua. I movimenti sono ora realizzati con sistemi più efficaci e l'hangar ha la chiusura stagna. Sulle alette ci sono zone di comando molto utili durante le manovre. Ma ora noi andiamo a navigare. In plancia abbiamo 6 display da 24 pollici del sistema Simrad Command. Controllano tutte le funzioni, quelle di navigazione, i motori e l'intero hotel di bordo. Questo scafo è lungo quasi 28 metri e mezzo, nonostante sia omologato in categoria CE entro i 24 metri. È quindi una imbarcazione, ma alcuni degli equipaggiamenti tecnici sono da nave
E voglio sottolineare la differenza tra questi due termini che comporta l'uso di strumentazioni ben diverse. Si tratta di uno yacht molto grande e non mi riferisco soltanto alla lunghezza, ma soprattutto alla stazza. A vuoto il dislocamento è di 115 tonnellate, ma in assetto da crociera si raggiungono facilmente le 120 tonnellate. Eppure hanno usato due motori della MAN da soli 1000 cavalli ciascuno. Altre versioni prevedono motori più potenti, fino a due unità da 1200 cavalli. A una velocità compresa tra 8,5 e 9 nodi, il consumo complessivo è di appena 40 litri ora. Considerate che le prestazioni che verificheremo oggi sono condizionate da questo mare, decisamente mosso, un'onda incrociata che potrebbe creare non pochi problemi. Per il momento, massimo comfort, la velocità 9 nodi. Lo scafo è molto snello a prua per migliorare l'ingresso nell'onda, poi si allarga a centro scafo per dare più abitabilità alle cabine e a poppa torna a richiudersi, a stringersi per ridurre la resistenza idrodinamica. Questa carena è stata ottimizzata per la navigazione in dislocamento. A una velocità superiore ai 10 nodi, il consumo di carburante è di circa 60 litri ora totali. Questo significa che con 14.500 litri, il pieno di carburante, riusciamo a percorrere 2.400 miglia, senza scalo. I ponti di questo yacht sono molto larghi. E questo potrebbe renderli più soggetti alle oscillazioni, ma li hanno bloccati con strutture di carbonio che li hanno irrigiditi, annullando in questa maniera il rumore che potrebbero generare. I pagliolati sono flottanti, all'interno c'è materiale insonorizzante, come anche nei celini. Non basta, persino lungo la linea di trasmissione hanno inserito dei giunti che smorzano le vibrazioni, e il risultato è questo. . 45 dBA, un livello sonoro bassissimo, praticamente non si sente nessun rumore dovuto alla propulsione. L'imbarcazione è dotata di timoni che cambiano il loro angolo in maniera indipendente e questo ha permesso di ottenere dei risultati straordinari in termini di manovrabilità. Guardate la reattività delle azioni sulla ruota di timone. È incredibile pensare che uno scafo di questa lunghezza possa cambiare la sua direzione così facilmente e così rapidamente. E il raggio dell'evoluzione è strettissimo. C'è un altro dato interessante che riguarda il comfort, soprattutto quello degli ospiti a bordo. Quando viro, l'angolo di sbandata è praticamente nullo. E ora, nonostante queste onde, diamo un po' di gas. Circa 1800 giri, 12 nodi di velocità, andatura di crociera massima per questa imbarcazione. E ora, giù la manetta. Più di 14 nodi, quasi 15 nodi con i motori al massimo regime e al massimo carico. Questa è la massima velocità della navetta 30 di Custom Line. Magari avete una villa in città, una al mare, una in montagna, ma non possedete un'imbarcazione. Chissà, forse dopo questa esperienza vi è venuta la voglia.